Istante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale. Presidente Nando Marino, la delusione per la sconfitta, ma contro l'Olimpia Milano, la soddisfazione per un palazzetto festoso. Bisogna dire la verità, non si può essere delusi quando perdi contro Milano. Io sono molto più deluso per comportamento arbitrale, devo essere sincero, perché abbiamo tirato noi 14 tiri liberi, loro 28, quindi c'è qualcosa che non quadra. Tra l'altro Milano ha fatto una difesa molto forte e di fatto ha escluso dal gioco Nick Moore con quel tipo di difesa. Però brava Milano che ha saputo difendere in quel modo e gli è stato anche concesso. Poi per il resto abbiamo fatto due ottimi primi quarti, abbiamo perso la partita verso la fine del secondo quarto con quelle quattro palle perse, due rimesse sbagliate che non devi fare e non devi permetterti di commettere quegli errori contro Milano quando sei sul più 14, perché Milano è una squadra molto, molto più brava di noi, però è una squadra che gioca molto sul filo del nervosismo. Se tu riesci a farla innervosire, a farla entrare in paura, riesci a gestire meglio un vantaggio accumulato. Se giochi punto a punto contro Milano, 9 su 10 o 10 su 10 la perdi. E poi sono d'accordo con te, l'ho ringraziato prima il pubblico, veramente una grandissima risposta, me lo aspettavo sotto certi punti di vista, però finché non vedi il palazzo pieno hai sempre un attimino di paura. Veramente grazie, probabilmente hanno apprezzato lo sforzo fatto nell'ultimo periodo, nel non aver assolutamente lesinato risorse per migliorare e puntellare la squadra, e ora voglio garantire a tutti i tifosi che abbiamo visto un grande Rideca, che in coppia con la Landa sarebbe stata una coppia veramente tra le più forti della Serie A. Ma il giocatore che metteremo a fianco a Rideca non è assolutamente certo che sia Eric Murphy, come riportato da alcuni giornali. Probabilmente sarà un altro giocatore ancora con un curriculum ancora migliore. Sicuramente avremo una delle coppie di 4-5 migliori del campionato e potremo iniziare a guardare con più tranquillità alla fine di questo difficile. Eh sì, bisogna fare i conti col calendario, perché dopo la doppia sosta c'è Brescia, Avellino, mica finisce qui. Ne abbiamo altre due montagne terribili e poi non so con quanti punti ci arriveremo di vantaggio, mi auguro tanti ancora, Pesaro in casa nella terza domenica di marzo. Quindi ragazzi, allacciamo le cinture, il viaggio è lungo, però dobbiamo essere bravi a mantenere questa categoria che, ripeto, sarebbe un sogno e un altro scudetto vinto alla fine del campionato. Seconda vittoria consecutiva, terza nelle ultime quattro partite per le A7, che espugna il Palapentassuglia 84-72, sale a 28 punti in classifica e conserva la vetta. KO di fila numero 2 per l'Epicasa, che rimane a quota 12 in graduatoria. Esordio nelle fila della Stella del Sud per l'Ideca. Buona la partenza di Smith e i padroni di casa si portano sul più 7 dopo 8 minuti, 25-18 al decimo. Le scarpette rosse perdono diversi palloni, i pugliesi ne approfittano e con l'Ideca Mesicek e Sags allungano, più 14, Bertans e Mitzov guidano la reazione dei lombardi, break di 20-8 in 5 minuti e meno 2, 42-40 all'intervallo. Cresce la difesa di Pianigiani. Brindisi realizza 4 punti in 8 minuti. Dall'altro lato Gaudeloc, Abbas, Tiodor e Kuzminskas sono gli artefici del più 12 Olimpia, 49-60 al trentesimo. In apertura di quarta frazione Gaudeloc e Abbas chiudono il parziale di 25-7 in 12 minuti, che consente alle A7 di toccare il più 16, più 18 al 38esimo, 8 su 19 da 3 e più 10 al rimbalzo per Milano contro l'8 su 25 degli avversari, 17 con 7 su 9 al tiro e 7 palloni catturati per Mitzov, 14 per Gaudeloc, 12 e 5 falli subiti per Tiodor, per l'Epicasa 17 per Mesicek, 15 con 7 su 7 da 2 per l'Ideca. Abbiamo sicuramente provato,
facendo anche uno sforzo importante, giocando un ottimo primo tempo dove potevamo anche finire un po' meglio, pasticciando nel finale di secondo quarto, poi nel terzo quarto, che è stato quello che evidentemente anche dai numeri ha fatto la differenza. Sicuramente abbiamo sofferto molto, come dire, l'alzarsi dell'asticella della fisicità, soprattutto della continua rotazione loro, che sicuramente gli ha dato una energia media che noi a un certo punto abbiamo patito, e quindi insomma non è che c'è sempre qualcosa da rimproverare, da far meglio, assolutamente, che potevamo un po' farlo, perché è ovvio, ma non è che possa fare dei grandi rimproveri, perché ad un certo punto, la differenza, come dire, in campo era evidente, d'Italia, di atletismo e quindi di vigore, come dire, energico, e noi abbiamo fatto, quando abbiamo fatto fatica, loro hanno strappato la partita, insomma, quindi voglio dire, penso che abbiamo giocato con onore, nel senso che ci abbiamo provato, quando ci è mancato un po' questa lucidità qui, loro ne hanno approfittato molto bene, insomma, del resto voglio dire, la differenza di partenza è evidente, non solo rispetto alla nostra squadra. Poi oggi dovevamo anche, come dire, ricominciare a giocare anche in modo un po' diverso, perché è chiaro che senza la LAN, con l'IDECA, non è solo una questione di numeri basici, che sono anche buoni, è stato molto bravo. Il problema non sono i numeri in quanto somma, la somma che fa il totale, no? Come diceva, è un problema di punti di riferimento, di sapere un po' di più com'è andare. Lui è stato, ripeto, bravissimo. Però insomma, un po' questo abbiamo fatto un po' di fatica più del solito. Parte l'inizio, poi abbiamo fatto una partita molto solida, come deve essere una squadra come la nostra, anche se magari avevamo non tantissime energie all'inizio, nervose soprattutto per aver giocato 40 ore fa a Belgrado, però poi con un atteggiamento molto positivo da parte di tutti quelli che sono stati in campo, e non solo i 24 punti che abbiamo fatto segnare nei due quarti centrali a una squadra che comunque ha talento, l'ha mostrato nel primo quarto, che gioca in fiducia per gli ultimi risultati positivi che ha avuto, ma poi anche il quarto quarto, perché alla fine abbiamo mollato in quell'ultimo minuto, altrimenti sarebbero stati di nuovo sotto 20 i punti, e quella era la chiave. Direi che i miei ragazzi ci provano, il fatto che siamo la miglior difesa in Italia è importante, in Eurolega è l'opposto, ma l'Eurolega è un problema di taglia, di esperienza con tanti rookie che abbiamo, perché la taglia è completamente diversa, di tolleranze diverse, e per cui in Eurolega siamo molto migliori rispetto all'Italia in attacco, perché riusciamo a muoverla, a essere anche un po' più precisi al tiro, le percentuali, i tiri parlano chiaro, però insomma questo è l'atteggiamento che poi dovremo avere da qui alla fine dell'anno, quando giochiamo in Italia, e quello anche su cui costruire qualcosa, visto che siamo un gruppo totalmente nuovo e al primo anno di un progetto, per cui questi tipi di atteggiamento in cui stasera tutti sono stati belli coinvolti, ripeto, non semplice, perché per come sono, l'Eurolega ti toglie veramente il sangue con questa formula, perché devi sempre giocare al massimo, qualsiasi sia, anche se non la maggior parte delle squadre non competono per un obiettivo, ma per competere, che è bellissimo, è come far parte di un NBA, però da noi c'è una cultura del risultato continuo, per cui tu se molli un attimo, tieni qualcuno a riposo e qualche acciacco, ne prendi 40 con quelle squadre, o 50, e quindi è un'umiliazione, un giocatore non lo tolgo, per cui sei sempre a spingere, e quando giochi venerdì o addirittura doppio turno in campionato non è facile essere brillanti, per cui è importante l'atteggiamento la domenica, perché è quello su cui costruiamo. Oggi l'atteggiamento, ripeto, mi è piaciuto, eccetto all'inizio dove
non tutti sono stati pronti a mettere energia. Com'è a casa? Emozionante, molto emozionante, onestamente è quasi da pelle d'oca, però fa parte del nostro mestiere e non riesco a trovare le parole, onestamente. Vabbè, un saluto per i tuoi concittadini ed ex tifosi. Che vinca il migliore, però Brindisi la porto sempre nel cuore, la mia città, e farò sempre il tipo per i colori bianchi e azzurri. Il ritorno a Brindisi di Amata Mbae, una festa per te, non hai giocato, però tanto calore, i saluti del pubblico del Palapentassuoli e poi autografi, fotografie, un bel ritorno. Yeah, I was a little upset that I didn't get to actually see the public and stuff because I didn't know about it, so I was in the locker room just waiting for the team to get. Sono abbastanza triste per non aver potuto salutare il pubblico come volevo, ma durante l'annuncio dello speaker ero nello spogliatoio insieme con la squadra. Tornando qui ho ricevuto grandi manifestazioni di affetto, ho salutato tutti e naturalmente sono dispiaciuto per non aver giocato, ma è la legge dello sport. This is the law of sport and it's just how it is, but maybe next time. Your total impression about Euroleague and National League, la tua impressione generale sulla Eurolega e sul campionato italiano? C'è molta differenza tra le due competizioni, è un'esperienza diversa, con trasferte lunghe e impegnative. Rispetto al campionato italiano si incontrano grandi squadre. Bisogna pensare partita dopo partita, mentre in Italia ci sono anche risvolti di carattere psicologico. And about you, just you? Just me, I'm happy, man. Tutto bene, mia madre e mia moglie stanno bene a Milano, quindi tutto ok. My mom is doing good, like everything is good. This team Brindisi in particolare. Oh yeah, no, Brindisi was great. Brindisi was good to us and Brindisi è bellissima. Tornare qui è stata una grande emozione. Qui mi vogliono tutti bene e ho ricevuto una bellissima accoglienza. So just get to see them again, it was amazing. Ci eravamo un po' tutti illusi, una gran partenza di Brindisi capace di dare addirittura 14 punti a Milano, ma la distanza, la qualità paga sempre, purtroppo per le Picase. Sì, nel gioco delle previsioni, nel parcheggio mio amico mi diceva: cosa faremo secondo te oggi? Ho detto: credo che saremo in partita nel primo tempo, adesso non voglio fare quello che ha indovinato chissà che, però l'idea della partita poteva essere questa, che le Picase potesse avere un approccio mentalmente molto duro, convinto come ha avuto, giocando un'ottima pallacanestro, e Milano purtroppo continua ad avere questi alti e bassi nel corso del campionato che le permettono poi a volte di riprendere la partita, a volte no, però il tasso fisico è talmente tanto differente, c'è un tasso così di fisicità così forte, tanta differenza fra noi e loro, quando hanno cominciato ad alzare le mani e a picchiare con un poco anche, non voglio dire di complicità arbitrale, però hanno concesso quel gioco duro stile Rolega e noi abbiamo fatto fatica e poi è giusto così il risultato. Giancarlo, l'inserimento di Tauli Deca al di là dei 15 punti, un buon bottino realizzato? No, un giocatore che sa stare sul campo di pallacanestro rispettando le regole di quelle che sono le collaborazioni con i compagni, le spaziature, i tempi del gioco, è duro e difende. Oggi abbiamo visto contro i lunghi più grossi e più numerosi che ci sono, che una squadra possa offrire nel campionato di Serie A. Vediamo, so che arriva anche un altro innesto, quindi credo che la squadra possa far partire un rush finale di buon livello con vittorie che possono comunque consentire di avere posizioni agevoli di classifica. Sapevamo e sappiamo tutto, Venezia, oggi Milano, alla ripresa del campionato dopo Final Eight di Coppa Italia e Nazionale, le due trasferte di Brescia e Avellino, poi ci sarà lo spareggio con Pesaro, questo è il percorso. Sì, il percorso è lungo, tortuoso e difficoltoso ovviamente.
sta anche a guardare in casa degli altri, cosa che non si fa, no? Però quando hai un periodo così difficile, se ti guardi dietro, per fortuna, quelle che stanno dietro continuano anche loro a non vincere, diminuiscono le giornate alla fine e può essere una buona cosa. Insomma, bisogna, tu lo dissi già all'inizio campionato, se deve essere un campionato di sacrificio, di vittoria, di salvezza all'ultimo secolo, all'ultima giornata, la festeggeremo con una promozione. Bisogna essere pronti a soffrire. Ci voleva Brindisi Milano perché Mario Canfora tornasse nel Pala Pentassuglia per seguire questo match, bello, molto bello nella prima frazione, poi pian piano Brindisi si è spenta arrendendosi ai più quotati avversari milanesi. Sì, molto bello nei primi 20 minuti, forse nei primi 14, dove veramente Brindisi ha giocato molto molto bene, poi dopo chiaramente la panchina, la differenza, i chili, come anche diceva appunto Frank Vitucci in conferenza, hanno fatto la differenza e man mano Milano se n'è andata. Però secondo me deve essere contenta appunto la gente e il pubblico di aver visto una bella squadra per 15-17 minuti, come dicevamo prima, molto molto bene, e poi senza dimenticare l'obiettivo che deve essere la salvezza, quindi direi che con quell'intensità, con quello spirito, la salvezza è più di una certezza. Qual è la tua valutazione su Milano e sulla lotta al vertice, Mario? Milano è ancora un'incompiuta. Il problema dell'Eurolega è un problema abbastanza grande, perché secondo me a subire tante sconfitte non aiuta l'autostima, non aiuta anche a migliorarsi. È vero, sono due campionati completamente diversi, però in Italia riescono a tenere botta, in Europa proprio non riescono. E chiaramente, non avendo una continuità, dopo si vede anche un po' in campo, perché se vogliamo una squadra di questo genere non può venire a Brindisi, si è detto con massimo rispetto, andare sotto di 14 punti in 12 minuti, giocando male. Quindi diciamo è ancora un'incompiuta, bisogna vedere ora gli ultimi due mesi come riuscirà a registrare meglio la squadra pianigiani, che ecco, a differenza del buon Frank che ne ha 8, lui ne ha 15, quindi dovrà un momento registrarli. E il livello di questo campionato? Livello buono secondo me, perché il fatto che ci siano al vertice quattro squadre è senz'altro una cosa positiva. Anche nei bassi fondi c'è molta molta competizione, quindi direi che man mano rispetto agli ultimi anni stiamo vedendo qualcosina di migliore, dei buoni anche giocatori di pallacanestro, anche qui avete visto la LAN che poi alla fine è stato ceduto con un corposo buyout, quindi si vedono anche degli americani buoni, forse un po' meno italiani, ma questo è un vecchio discorso, lasciamo stare, però direi che è un buon campionato rispetto agli ultimi anni. Certo, non poteva essere la partita contro Milano quella in cui la IP Casa Brindisi era chiamata a fare per forza i due punti, ma da questa partita a mio avviso vengono fuori notazioni positive, soprattutto quello di Liteca, che per un certo periodo non ha fatto rimpiangere la LAN, e soprattutto la conferma di Mesicek, che ormai è diventato un giocatore di livello per questo campionato. Peccato per il terzo quarto e peccato per Moore, che ha continuato a tirare a salve. Per Brindisi che vince servono i canestri di Moore, oltre la difesa del primo tempo. L'EP Casa Brindisi esce sconfitta questa sera nel confronto contro l'EA 7 Milano, esce comunque a testa alta dopo una partita condotta almeno sino a metà gara. Nel secondo tempo Milano, con la sua panchina molto più lunga, molto più profonda, con il maggiore tonnellaggio anche sotto le planche, ha avuto la meglio, però Brindisi questa sera ha dimostrato di esserci nonostante l'inserimento da pochi giorni di Lideca. Si sono viste cose belle, nonostante Moore, che al tiro da tre abbia realizzato veramente poco. Però sono buone indicazioni, e questo fa ben presagire, dopo la pausa lunga nell'attesa del nuovo arrivo, che Brindisi possa ancora continuare a lottare e a giocarsela per quell'agognato penultimo posto.
quarta vittoria consecutiva, seconda di fila interna per la Open Job Metis, che nel derby lombardo della 19esima giornata supera agevolmente 100-72 la Germania e sale a 16 punti in classifica, KO numero 2 su altrettanti incontri per Brescia, che rimane a quota 26 in graduatoria e perde il primato. Eccellente partenza di Avramovic e Larsson e più 14 per i padroni di casa dopo 5 minuti, 29-18 al decimo. La squadra di Kaya domina al rimbalzo, 23-9 alla pausa, e tira con il 62% dal campo. Avramovic è ispiratissimo, Okoye gli dà una grossa mano, più 26 al 19esimo, 63-39 all'intervallo. Nella ripresa non arriva la reazione del quintetto di Diana, arriva invece un altro break della Open Job Metis, che vale il più 35 al 28esimo, 84-56 al 30esimo. In avvio di quarta frazione, Michele Vitali e Sacchetti riportano la leonessa a meno 23. Larsson e Kane non ci stanno e Varese tocca nuovamente il più 30 al 37esimo, 18 su 28 da 2, 15 su 32 da 3 e più 25 al rimbalzo per i padroni di casa, contro il 18 su 37 e 9 su 27 degli avversari. 29 punti per Avramovic, con 7 su 11 da 2, 4 su 8 da oltre l'arco e 6 falli subiti, 18 più 11 palloni catturati e 26 di valutazione per Okoye. Per Brescia, ventello per Lendl. Distante Elettrodomestici, il più grande megastore expert della Puglia. Da sempre l'innovazione sposa la tradizione. Dal 1963 a Mesagne, zona industriale.